Mister, buonasera. Archiviata la sconfitta di Trastevere, che forse ha bruciato più che per il risultato come è maturata. No, l'abbiamo metabolizzata, abbiamo avuto tanti giorni per farlo e sì, come hai detto tu, per come è maturata, perché avrei voluto giocarla in parità numerica, perché 11 contro 11 ce la stavamo giocando, anche se stavamo sotto di un gol, avevamo avuto già le nostre occasioni, che tra l'altro abbiamo avuto anche in inferiorità numerica, per cui sono cose che accadono, non devono accadere. La seconda espulsione che ci capita nei primi 45 minuti di gioco, anche con la madrepietra, successe, sono cose che non devono accadere perché ci condiziona il resto della gara e poi anche le partite successive. Speriamo che abbiamo fatto tesoro di questo errore, di non replicarlo perché adesso arrivano le partite che contano. Questo potenza che squadra si aspetta. Pensavo Come, un pensacude. come le ultime squadre che sono venute qui a Nardò, San Severo, Manfredonia, Vulturo, Madrepietra, tutte squadre che vengono qui e devono salvarsi, per cui non stanno tanto a guardare dove giocano e contro chi giocano, vengono qui e fanno, tra virgolette, la guerra calcistica, come giusto che sia, perché bisogna salvarsi. E poi sono squadre che viene da 7 risultati utili consecutivi. Anche se per la verità sono tanti pareggi, 2 vittorie e 5 pareggi, e viene da 4 pareggi consecutivi, tra cui anche una col Bisceglie. È una squadra che col punticino alla volta sta costruendo la propria salvezza, verrà qui e farà la sua partita. Sappiamo le insidie quali sono e ci stiamo lavorando in settimana. Senta, mister, per un difensore o un centrocampista che rientrano rispetto a domenica, ne perde altri due, quindi ca non cambia poi tanto forse, no? Nell'equilibrio. No, diciamo che recupera per Prinari, c'è un Palmisano che recupera, per un Rosato che non c'è, c'è un Camisa che recupera. Io l'ho detto e lo ripeto, quando a questa squadra mancano uno, due, tre giocatori io non ho problemi, perché l'organico è competitivo. Se poi cominciano a essere 4-5 allora andiamo in difficoltà anche noi, ma nell'ordine di due, tre giocatori questo è un organico che mi dà anche garanzie. Quindi Valmisano è stato Al recuperato, ma 100%, al 100%, magari anche era pronto per Trastevere, però non avrebbe avuto senso forzarlo. Avevamo altri 10 giorni dopo Trastevere, ce li siamo presi e quindi da domenica è arruolabile. torniamo un attimo alla gara di Trastevere, mister. La rabbia maggiore è forse quella che le indicazioni che venivano dal campo era di una partita che ci si poteva giocare benissimo contro un avversario che poi effettivamente non era proprio, diciamo, superiore a noi, insomma, ecco, si vedeva che il Nardò poteva far fronte e quindi rimane questo amaro in bocca per una partita che poteva essere e non è stata. eh sì, l'abbiamo detto prima, Trastevere sei primo in classifica perché l'ha meritato, comunque l'abbiamo visto anche giovedì che squadra è, una squadra forte, però è una squadra che secondo me ci siamo avvicinati tantissimo. Perché loro comunque stanno tirando la carretta dalla prima giornata lì in testa alla classifica, noi siamo migliorati giornata dopo giornata, secondo me nella singola gara è una squadra in questo momento alla nostra portata, per cui dà fastidio aver perso come abbiamo perso. Però io dico, ormai è passata, mo pensiamo a domenica che dobbiamo chiudere il discorso playoff, perché comunque a noi mancano ancora 4 punti. Quella è una Vediamo di rabbia. farli il prima possibile. Perché il nostro obiettivo adesso primario è quello di conquistare il prima possibile. Stavo dicendo, appunto i playoff. Il Nardò, a meno di situazioni stranissime, dovrebbe parteciparvi. Quale sarà, secondo lei, l'ago della bilancia in queste due partite di playoff? No, è sempre lo stesso. Quando si gioca a maggio, l'aspetto psicofisico è quello che fa la differenza. L'aspetto tecnico è un attimino secondario rispetto al contesto generale di una stagione. Lì chi ha più gamba e chi ha più testa avrà la meglio.
Per cui noi ci arriviamo bene, secondo me. Però, ripeto, dobbiamo fare ancora 4 punti, facciamoli, e poi abbiamo la testa magari più sgombra per fare questo tipo di discorsi. La squadra sembra aver smaltito, diciamo, la vacanza pasquale, immagino, no? Sì, no, abbiamo fatto una buona settimana di allenamento, stanno tutti quanti bene e quindi siamo pronti per domenica. Fortunatamente si giocherà alle 3 di domenica, quindi non più di sabato, di giovedì alle 6:30, insomma, la prepareremo così come siamo abituati a prepararla, quindi siamo pronti per Eh sì, la domenica. Serie D, le ultime 3 partite non Sì, permette sì. spostamenti d'orari, quindi magari è un vantaggio per tutti. Allora, approfittiamo della presenza del vicepresidente Fiorentino per chiarire alcune dichiarazioni apparse sulla carta stampata e sui siti in questa settimana che hanno, diciamo, generato un po' di malumore negli sportivi, nei tifosi. Presidente, siamo qui appunto per chiarire e per dare, diciamo, un'informazione diretta alle persone che ci vedono. Come stanno le Forse stanno bene, nel senso che stanno come stavano gli altri anni, e così come stavano gli altri anni, noi puntualmente abbiamo portato sempre la barca al porto, dico io, nel senso che non abbiamo mai lasciato nulla al caso, abbiamo cercato fino alla fine di raggiungere di anno in anno gli obiettivi che ci eravamo prefissati, e mi sembra che non abbiamo, salvo il primo anno che è stato, diciamo, non era previsto, ma poi man mano l'appetito che è mangiato, abbiamo inanellato una serie di risultati, abbiamo sistemato la squadra a dicembre e ci ha permesso di vincere il campionato anche 6-8. L'anno passato sappiamo tutti come è andata a finire, e questo certo non lo si può imputare alla società se non siamo andati ai playoff e potevamo stare lì al posto del Fondi quest'anno. Quest'anno nessuno di noi ha mai detto all'inizio del campionato che puntavamo a vincere il campionato. Noi abbiamo detto sempre che puntavamo a fare una bella squadra che potesse darci soddisfazione a noi e ai nostri tifosi, e che sarebbe stata per tutti venire a giocare qui a Napoli. Purtroppo si sono invertite le parti quest'anno, stranamente abbiamo perso più di qualche partita di casa, ma è pure vero che abbiamo fatto il record di partite vinte fuori. Perciò alla fine il risultato è quello che conta, siamo ad un passo dai playoff. Se saremo bravi ad arrivarci, abbiamo anche quest'anno accettato l'obiettivo. Poi noi viviamo la giornata, perciò noi quest'anno finiremo la nostra stagione, grazie di Dio, con il risultato che speriamo e che si augurano tutti, che è quello di vincere i playoff. Il problema che si è, diciamo, trasmesso da quanto letto e da quanto visto sui giornali non è tanto in funzione del rendimento sportivo della squadra, che quest'anno ha fatto comunque una stagione eccezionale. La preoccupazione che emerge dagli sportivi e dai tifosi è in funzione del futuro della CD Nardò. Qualcuno ha messo anche dei titoli abbastanza catastrofici a rischio di iscrizione. Ecco, il chiarimento forse è proprio su questo. Questo non l'ha detto nessuno che è a rischio di iscrizione, né tantomeno nessuno, o quantomeno io non ho detto, perché si parla del sottoscritto, io non ho lasciato nessuna dichiarazione che noi non potevamo iscriverci l'anno prossimo al nuovo campionato, non sappiamo di che categoria, se di Serie D o di Lega Pro, Magari. perché ancora, voglio dire, non c'è scritto nulla, no? Perciò voglio dire, ancora Ma siamo qui siamo. per chiarire, Presidente. Sì, ma per carità, ma io sono pronto a chiarire tutto, perché qualcuno ha travisato le parole scritte dal giornalista, che non dico che io non le ho dette, perché sarei un falso, però io non ho detto mai che c'è a rischio l'iscrizione del campionato. Diciamo che si è capito che c'è preoccupazione per il futuro. No, Questo sì. ma la preoccupazione è. Scusami, Presidente, ricordo di aver letto, e tutti quanti abbiamo letto, di mancati impegni, di No, mancate concessioni, no, ecco. allora voglio puntualizzare anche questo aspetto in modo molto tranquillo e molto preciso. Allora, ad una domanda del giornalista telefonicamente che mi ha chiamato lunedì, alla prima domanda del giornalista, quale sarà l'anno prossimo, il progetto per l'anno prossimo, io gli ho detto, guarda, stiamo pensando all'anno prossimo, ancora dobbiamo finire quest'anno. Allora, cerchiamo di finire quest'anno il campionato in
in bellezza, vediamo dove possiamo arrivare, anche se come il primo anno, il secondo anno e questo è il terzo anno, lo abbiamo fatto con molti sacrifici e questo nessuno lo può negare, perché di fronte a impegni e promesse fatte da questo o quell'altro imprenditore, da questo o quell'altro gruppo, da questo o quell'altro amministratore, qua sono arrivate solo i nostri impegni, i nostri impegni, i nostri sacrifici con l'aiuto di qualche buon amico che ci ha voluto dare una mano, ma che non basta per poter progettare e programmare un futuro per un'altra annata ambiziosa in Serie D o addirittura in Lega Pro. Perciò io ho detto questo, ho detto si dovrebbe pensare ancora di più a programmare il futuro calcistico del Nardò, non pensando ad andare a comprare giocatori che vengono da fuori con un aggravio di spese, con degli stipendi che purtroppo pesano nelle casse societarie, ma costruire in casa, così come era il progetto iniziale che era partito, così come il progetto iniziale era quello del chi ha il toro nel cuore, che c'erano 30 pseudo imprenditori di Nardò che dovevano alimentare e accompagnare questa società al futuro dei vari campionati. Chi sono questi imprenditori? Se ne conoscete qualcuno, ditemelo. Chi è che ha partecipato? Se ne conoscete qualcuno, ditemelo. Cioè, qua non si vendono chiacchiere, qua non si vende fumo. Si devono, quando qualcuno prende gli impegni, deve mantenere gli impegni presi, cosa che puntualmente da 3 anni a Nardò viene meno. Va bene? Le amministrazioni, io non ho parlato male né dell'amministrazione vecchia né di quella nuova. Io ho detto sì che si potevano impegnare di più per poterci dare le strutture. Io per struttura intendo, visto che abbiamo uno stadio qui a Nardò bellissimo, ma allo stesso tempo delicatissimo, perché abbiamo un manto erboso che sappiamo noi come lo dobbiamo portare avanti e centellinare giorno per giorno con la cura e la maestria di chi deve prendersi cura del manto erboso per poter finire una stagione, e non sappiamo se possiamo cominciare l'altra, se non ogni anno andare straordinariamente a decidere di nuovo sul manto erboso per poterlo rifare. E lo sappiamo che ogni anno succede questo, ma non da quant'è che c'è la gestione Fanuli Fiorentino, è stato sempre così. Solo che gli anziani se ne prendeva pure l'amministrazione, perciò quest'anno ce lo siamo preso in cura noi. Va bene? Perciò io ho detto che servono le strutture, serviva il polivalente che tante volte lo abbiamo con la vecchia e con la nuova amministrazione. Puntualmente abbiamo cercato di avere o noi la gestione o che lo rifacessero loro, lo gestissero loro, però gli ci dessero quantomeno la possibilità di andare a fare scuola calcio con i nostri ragazzini, senza invece portarli all'Eguile ad una struttura tra virgolette donata dal nostro direttore Corallo a 0 euro, ma con un aggravio di spese per le famiglie e per chi ci deve portare il ragazzino a fargli imparare a giocare a calcio. E con tutti questi sacrifici ho detto anche che noi, grazie al nostro impegno e all'impegno di alcuni nostri collaboratori, e li cito nuovamente perché meritano essere citati, Daniele Orlando in primis, Gustavo Zagheo e Cesarino Giannuzzi, abbiamo fatto miracoli con le squadre giovanili, perché la Juniores è arrivata terza questo campionato andandosi a scontrare con anche lì una grave di spese, signori miei, perché come faceva le trasferte in Nardò Grande le ha fatte anche la Juniores, lo faceva con il pullman, c'era il costo del pullman, c'era il costo del vitto e dell'alloggio anche lì, perché all'Italia Rocella Ionica non si può pensare di partire la mattina, arrivare lì dopo 8 ore di viaggio stressante e alle 15 far giocare il ragazzo, deve partire la sera prima, perciò grave di vitto e alloggio. Cioè, noi abbiamo avuto due squadre che in parallelo hanno fatto partite in casa e partite fuori, hanno avuto tutte e due le squadre, hanno avuto gli allenatori, hanno avuto l'abbigliamento, hanno avuto i medici, hanno avuto tutto quello che ha avuto la prima squadra, perciò il costo si è aumentato, non dico del doppio ma quasi. E poi abbiamo avuto una bella avventura con gli allievi nostri che si sono scontrati all'ultima di campionato con il Paradida del team Miccoli, che diciamo che doveva essere quello che doveva fare man bassa del campionato allievi, mentre se la sono sudata fino all'ultima giornata in casa loro e hanno pareggiato, se non mi sbaglio, 2-2, però avevano un punto avanti loro, perciò hanno vinto il campionato. Ma tanto di cappello pure ai tecnici
e gli accompagnatori e i dirigenti anche degli allievi del Nardò. Cioè, voglio dire, alla fine dei conti, molto tranquillamente, cioè, che cosa si può chiedere di più ad una società? Ad una società che, ripeto, è nel binomio di Famuli e Fiorentino, no? O una società, perché per società si intende l'insieme di tante persone che portano avanti un qualcosa di imprenditoriale, di sportivo e di qualsiasi altra natura. Se c'è qualcuno che può dire qualcosa sul nostro operato, poi io posso essere simpatico o non simpatico a tanti, ma questo non è un problema mio, sarà un problema loro. Perché io comunque sono così come mi vedete, se devo dire A, dico A, se devo dire B, dico B. Io non mi sono mai né venduto e né nessuno mi ha acquistato. Perciò, come la vivo io la cosa, com'è la situazione, così la vivo, senza avere puntini sulla lingua. Perciò, così è e così la vivo. Ripeto, chi si sta adoperando per far sì che l'anno prossimo si possa svolgere a Nardò ancora un campionato di nazionale dilettanti di Serie D o un campionato di Lega Pro, ben venga. Noi a fine anno tireremo le somme, questo è quello che posso dire tranquillamente. Noi eravamo partiti con un progetto di 3 anni, fine campionato, se Dio vuole, saranno 3 anni. Nel nostro progetto di 3 anni abbiamo avuto il primo anno una vittoria del campionato di eccellenze, siamo arrivati quarti, il secondo, non so dove arriveremo quest'anno, speriamo che possiamo vincere i playoff, quantomeno ce la metteremo tutta, sia il mister, sia i tecnici, sia i ragazzi. Sputeranno il sangue fino alla fine per raggiungere l'obiettivo, e questo ne sono sicuro. Sarà difficile che capiterà un altro annato come l'anno passato, che ancora ce l'ho qua, e chi capisce capirà. Perciò noi porteremo sempre il nostro obiettivo, il nostro genio l'abbiamo fatto con il raggiungimento di tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, forse qualcosina in più. È mancato qualcosa a questa società, perché altrimenti sarebbe, con una piazza come Nardò si sarebbe potuto fare molto di più. Per carità, forse abbiamo sbagliato a volte a giudicare o a fidarci di alcune persone, magari abbiamo sbagliato a prendere questo anziché quell'altro, ma chi non sbaglia nella vita è chi non fa nulla. Perciò chi fa deve per forza passare da qualche errore. Abbiamo sbagliato, non abbiamo operato bene la comunicazione, può darsi. Se ci toccherà farlo, se avremo la possibilità di farlo, forse miglioreremo anche in questo. Però che si dica che questa società è fallimentare o che questa società, come ogni anno, si lamenta, non ci siamo mai lamentati. Abbiamo soltanto voluto far capire ai nostri tifosi qual era il vero stato di fatto. Perché qua con la bocca siamo tutti bravi a parlare. A uscire in piazza e dire: tanto c'è barocco, tanto c'è, tanto per dire, tanto c'è bianco, tanto c'è nero, tanto c'è rossi, che alla società sta di dare i soldi. Io queste chiacchiere, queste sono chiacchiere da parte dello sport. I fatti stanno qui dentro, nella società. I fatti stanno negli assegni che noi paghiamo puntualmente ogni mese, come così con gli stipendi, come così con le utenze, come così con i nostri fornitori, come così con chi ci viene a dare il servizio. Perciò andate a domandare a questi signori se ammazzano qualcuno qualcosa del Nardò. E chi li ha pagati? Chi li ha pagati? Sì, sostanzialmente il discorso è questo, nel senso che nessuno ha mai messo in dubbio la solvibilità del Nardocalcio, che è stata sempre inappuntabile. Da questo punto di vista nessuno ha posto sollevare la minima, benché minimo dubbio. Diciamo che è sorta un po' di preoccupazione a seguito della lettura di questi articoli. Ora, no, torna, intanto il discorso è stato abbastanza chiaro da parte tua, Presidente. Io vorrei chiudere con una dichiarazione, diciamo, rassicurante, se possibile. Se dovessero convergere tante situazioni, tipo le necessità del Nardocalcio sono state messe sul tavolo con queste dichiarazioni, strutture, qualche imprenditore che possa essere sensibile alle sorti del Nardò, strutture che passano dall'amministrazione comunale, non certamente dai privati. Se convergono tutte queste situazioni, si può pensare a una continuità societaria da questa dirigenza? No, il discorso è questo. Noi, mi ripeto forse,
ma mi piace puntualizzare certe cose perché sennò altrimenti molto probabilmente qualcuno non le capisce. Noi ci siamo scontrati, diciamo, i primi anni, e qui non sono parole che sto dicendo io, qua sono dati di fatto che ci sono ancora le registrazioni. Nel primo anno ci siamo scontrati con dei clamori da parte di questo, di quel politico, da parte di questa, di quella parte di amministrazione che ci hanno acclamati e festosamente accolti per poi promettere alla piazza che ci aiutavano, ci davano una mano con questo, con quell'altro imprenditore, con questo, con quell'altra pista, con questo, con quell'altro gestore. Cioè, sono stati tutti puntualmente vanificati. Cioè, non è successo niente di tutto quello che si è detto, salvo qualche piccola azienda che ha voluto sostenerci con quello che gli è stato possibile, che io ringrazio tantissimo, perché oggi come oggi, se viene una persona, un'azienda, e dice che voglio contribuire alle sorti del Nardò, per dire con 100 euro, con 1000 euro, noi siamo ben felici di accoglierlo e lo ringrazieremo per sempre. Così come io ho sempre detto, la campagna abbonamenti non è tanto per un discorso economico, perché sei a prendere i soldi subito. La campagna abbonamenti, se tu hai 500 abbonamenti, 1000 abbonamenti, 300 abbonamenti, hai la possibilità di avere la disponibilità liquida economica per poter eventualmente andare a prendere qualche giocatore che qualcun altro gli sta facendo la porta. Ma se non lo possiamo prendere, noi abbiamo preso altri giocatori che forse sono stati meglio o allo stesso tempo hanno dato di più di quelli che dovevamo prendere. Perciò, questa era la prima parte. Nella seconda parte, lo stesso discorso, questa amministrazione si sta impegnando, per carità di Dio, io non voglio dire che non sta facendo nulla, perché qualcuno ha capito pure questo, che io ho messo sia l'amministrazione vecchia sia la nuova sulla graticola. Io li ho spronati a fare di più, con l'imprenditoria locale, ad invitarli, perché fare di più non vuol dire andare a dire tu devi mettere questo, tu devi mettere. Ad invitarli a stare più vicino alla società, anche fisicamente, a coinvolgere magari imprese del territorio e non, a coinvolgere l'attività amministrativa con quella del narcocalcio, con un certo che di attenzione alle strutture che ci servono a noi per andare avanti. Non si può aspettare le lungaggini burocratiche che purtroppo esistono, e lo sappiamo che esistono, per fare un bando forse quando, per dare il polivalente a questa o a quella società, vedremo o non vedremo, e sta fermo da anni, l'hanno saccheggiato, distrutto, e non serve più a nulla quell'impianto. Quando noi da 3 anni che diciamo, se c'è la possibilità, se ci credete in noi, datecelo, che lo portiamo avanti noi, ma perché così possiamo crescere, così la possono crescere dai bambini, ai giovani, agli allievi, agli under, e possiamo prendere da quel serbatoio per portarli in prima squadra. Così come fanno tutte le altre squadre che poi prendono il minutaggio per gli under ogni anno. Ma perché? Perché prendono i giovani delle loro società stesse per poi portarli qua. Cioè, questo io ho detto. Se poi mi hanno messo in bocca o qualcuno ha voluto speculare su quello che ho detto io e che sono tranquillamente pronto a ripeterlo con il giornalista davanti, voglio dire. Qualcuno invece ha travisato quello che ho detto io per dire che ormai c'è una nube sul narcocalcio, non sappiamo se finiamo il campionato, non sappiamo se ci iscriviamo l'anno prossimo, non sappiamo se ci sarà una società. È chiaro che tutto questo è catastrofico, però l'hanno voluto loro intendere catastrofico. Da parte nostra non c'è nessuna catastrofe, e possono stare i nostri tifosi veri, quelli che vengono ogni domenica qua, non quelli che parlano, perché di quelli che parlano e non vengono al campo possono stare dove stanno. A noi ci interessa quelli che seguono le sorti del Nardò in casa e laddove è possibile anche fuori casa. Va bene? A noi quelli ci interessano, perché noi a quelli dobbiamo dare delle risposte. Le risposte che possiamo dare ai nostri tifosi è di assoluta tranquillità che noi finiremo il nostro campionato in tranquillità, con la speranza di centrare gli obiettivi. E se poi si concentrano, come hai ben detto tu, tante di quelle situazioni che possano far sì che l'anno prossimo possiamo fare di nuovo un ottimo campionato, noi stiamo qui. Se non si risolvono queste questioni, se non c'è l'apporto di queste forze,
dobbiamo valutare un po' tutto, perché è pur vero, noi i soldi non ce li regala nessuno, siamo degli imprenditori che ci alziamo la mattina alle 5 e non sappiamo a che ora torniamo la sera. È vero che per passione diamo o diamo molto tempo anche al calcio, togliendolo dai nostri affetti, dalle nostre famiglie e dalle nostre attività lavorative, però è pur vero che alla fine diciamo che tutto questo è molto oneroso solo per due persone portare avanti una società calcio a Nardò, così come i nostri tifosi vogliono vedere la squadra ogni domenica in campo a cercare di vincere per poter ambire a stare quanto più in alto possibile, e anche questo è il nostro piacere. Perciò state tranquilli che così come abbiamo fatto fino adesso faremo e continueremo a fare fino a fine campionato. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede. Vabbè, abbastanza. A meno che non c'è già qualcuno che forse, che, anche perché questo anche mi era arrivato, che c'erano dei soci nuovi, dei soci occulti, se c'è qualcuno che vuole o che sta tramando o che sta cercando di magari scombussolare questa società per vedere, perché può essere anche un piano di genere, perché certe parole a me non piacciono. E qualcuno ha pure detto che c'è qualcuno che sta già investendo, sta già cercando di fare, esca alla luce del sole. Noi facciamo un passo indietro, un passo di fianco, se c'è qualcuno più attrezzato di noi o con più competenza di noi per poter fare meglio ancora per il Nardò, noi siamo felicissimi. Se è possibile gli daremo anche una mano, gli staremo al loro fianco. C'è qualcun altro imprenditore che ambisce a diventare nuovo presidente o vicepresidente del Nardò, fa il posto, c'è sempre, non ci sono problemi, perciò si faccia avanti, vedremo quello che saranno capaci a fare. Ok. Grazie mille, abbastanza esaustivi. Buona partita al mister, buon weekend a tutti. Bocca al lupo per te. No, certo, grazie.